Bisogna coltivare le proprie aspirazioni, i propri sogni, con la consapevolezza che tanto più sapremo essere sicuri delle nostre aspirazioni, tanto più le sapremo rispettare, tanto più sapremo essere coerenti con le nostre aspirazioni e con i nostri sogni, tanto più alte saranno le probabilità di raggiungere, di realizzarle. Cioè, un sogno, se lo ami veramente, è difficile che tu non riesca a realizzarlo. A Giuseppe Tornatore il tributo degli studenti campani arriva non soltanto per i suoi film, ma per il discorso che rivolge loro nel corso del primo festival Il Cinema Incontra il Lavoro, che si è svolto a Mercogliano in provincia di Avellino. Un appello ad essere coraggiosi, a non demordere, ad andare avanti nonostante tutto, lo rivolge alla platea di giovani spettatori che hanno preso parte alla manifestazione sostenuta dall'INAIL. E proprio il cinema può aiutare a comprendere meglio le epoche difficili, perché è un mezzo di comunicazione in profondità. Il cinema non lavora mai solo sul momento, non ha bisogno di bruciare le cronache, cosa che inevitabilmente devono fare i mezzi di informazione che vivono di questo, no? Il cinema ha bisogno di ulteriori profondità, e in virtù di questo è un mezzo che sa aiutarci molto nei momenti di grande difficoltà. Ecco, con l'aiuto dei vostri insegnanti, fate delle ricerche, vedete i film che hanno affrontato le tematiche similissime a quelle che stiamo vivendo in questo momento del nostro paese, perché comunque il nostro paese non è nuovo a problemi del genere. Andate a vedere come il cinema le ha raccontate, e specialmente il cinema italiano, che di tutte le cinematografie del mondo forse è stato il primo, è stata la prima cinematografia che ha saputo affrontare il senso della realtà quotidiana, della vita, della gente comune, e ha fatto scuola con questo tipo di sguardo, che è lo sguardo del neorealismo italiano, che non dimenticheremo mai. Quindi il cinema vi può aiutare moltissimo, tantissimo. Fortunatamente oggi vedere i film, anche i film del passato, non è più una cosa complicata, non è neanche costosa. Quindi attrezzatevi, fatevi aiutare dai vostri insegnanti, perché il cinema vi può aiutare moltissimo. Ad attirare l'attenzione di Tornatore è anche l'abbazia di Loreto nel comune di Mercogliano, uno delle location in cui è ospitato il festival. L'abbazia, che ovviamente non conoscevo perché non ero mai stato da queste parti, e che mi sembra un luogo meraviglioso, bellissimo. Quindi voi che potete, come dire, usufruirne quotidianamente, forse non ve ne rendete conto, ma siete dei privilegiati, insomma, perché i luoghi sono importanti, gli ambienti sono fondamentali, e quindi quando si vive in ambienti bellissimi si vive meglio che altrove.